Quella del duo pianistico dei gemelli De Stefano è una straordinaria avventura musicale ed umana. Classica li ha incontrati in occasione di un loro concerto in Sala Verdi a Milano e poi è andata a spiarli per qualche giorno a casa, in Calabria, a Palmi. Le diverse personalità di Francesco e Vincenzo si compongono in un unico mosaico, l'uno proteso in avanti, nello studio come nella socialità quotidiana, l'altro riflessivo e incline all'approfondimento. Uno allegro con fuoco, l'altro andante cantabile. Questa diversità di temperamento diventa ricchezza di prospettive nello studio e permette al duo De Stefano di attraversare il repertorio con una cifra originale e subito riconoscibile. Una cifra fatta di intensità che non è foga fine a se stessa e di una accuratezza che non sconfina mai nel cesello compiaciuto. I De Stefano, insomma, vanno al cuore della musica, senza manierismi, suonano al presente indicativo ed evitano accuratamente ogni affettazione. L'entrata in scena, mano nella mano, al contempo tenera e determinata, è forse l'immagine che meglio rappresenta questo duo pianistico. Sul palcoscenico creano un cerchio magico di concentrazione. Sono due persone fino alla prima nota, poi nella musica diventano un unicum. Вид с балкона музея квартиры Рихтера. 16 этаж. Dice Margherita. Margherita. Digi Margherita. Digi Margherita. And Francesco, what do you? Pepperoni. Good choice. And how is it today? How is your lasagna? Our lasagna is very, very tasty. I like this cheese. Thank you. Four kinds of cheese. Buon appetito! Buon appetito! Abbiamo portato dei peperoncini che sono nostri alleati calabresi prima e dopo le nostre battaglie sul palcoscenico. Quando noi frequentavamo la
facevamo la scuola elementare, i nostri insegnanti hanno deciso di dividere le classi. Ci hanno messo in due classi separate. La nostra unione è talmente tanta che dopo, in seguito, i nostri insegnanti ci hanno visto che eravamo abbracciati nello stesso bagno. Quindi non è stato possibile dividerci. Mentre molte persone ci dicono, ad esempio, che siamo introversi, al contrario, sul palcoscenico ci troviamo a nostro agio, siamo tutt'uno con la musica. Mentre suoniamo, tutta la timidezza o l'introversione che possiamo avere nelle nostre attività normali, parlare con altre persone o una semplice altra intervista, si annulla. Ci limitiamo semplicemente a servire il compositore. E questa è la cosa più bella che ci possa essere capitata, perché abbiamo a che fare con una materia spirituale. Una cosa che amiamo moltissimo è il suono dell'applauso, lo scroscio dell'applauso. È forse il suono più bello che ci sta al mondo. E ti ricordo dove abbiamo vinto questa coppa? Sarà stato forse mica Miami Beach questa. È il 2005, probabile.
invece questa. 1997, 4 maggio del 1997. Ma forse non avevamo nemmeno la forza di tenere le bambine in mano queste coppe. Ti ricordi quando abbiamo dimenticato la valigia con tutti gli smoking? Qual è quella, che, una di queste che ti piace di più? Ma guarda questa che bella, grande. Ah, questa che abbiamo vinto a Mosca? No, no. No, a Mosca non abbiamo vinto coppie, mi sembra. Ah? No. Ti ricordi che abbiamo dimenticato i libri sull'autobus? Sì, era a San Marino. Era prima della prova, proprio prima. Eravamo appena arrivati col treno. Avevamo già viaggiato tutta la notte. Vabbè che poi non ce n'è stato forse nemmeno bisogno, perché suoniamo quasi sempre a memoria, vero? Ma tu te immagini nell'Ottocento Liszt, il creatore del concertismo, che tiene una coppa per mano? Il pianoforte è per me come la nave per il marinaio, il corsiere per l'arabo. Che pagina? Dimmi che pagina. La re, va bene. La settima. Sembra esagerato, guarda, eh. Allora, non c'è mica scritto forte. Di nuovo, dai. Secondo me andantino, secondo me possiamo anche fraseggiare possiamo utilizzare un fraseggio un pochino più andantino. Riproviamo. Che dobbiamo valorizzare un poco di più i piani. Ascoltiamo. Secondo me potrebbe essere il fraseggio, dobbiamo curare di più. E anche valutare un po' più i pianissimi, i diminuendi delle frasi. E ci sono quelli che si staccati. Pum 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 pum.
pom 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 pom. Questo elemento nuovo, no? Un elemento ritmico nuovo che tende un po' a creare di un episodio diverso. Forse possiamo anche giocare un po' di più sul rubato. Abbiamo portato una fotografia di nostro nonno di quando costruiva i pianoforti in Argentina per il bar dove si suonava il tango. E poi ha deciso di rientrare in Italia e a vivere qua a Palmi. 10 anni fa siamo venuti ad abitare qua in questa via e mio figlio, il piccolo, a furia di sentire suonare Vincenzo e Francesco, ha voluto comprare la fisarmonica per essere iscritto al conservatorio per avere il loro stesso successo, se riuscirà un giorno o l'altro ad essere bravo come loro. Crediamo che nonostante 20 anni o 30 anni cioè, non si possa mai raggiungere un obiettivo o un parametro per dire così si interpreta Beethoven o così si interpreta Rachmaninoff, perché il compositore è vivente. First time we met in Oslo. Yes, we met in Oslo, and it was wonderful and striking performance. Yes, we saw them, and we went to boys and wanted to get acquaintance with them. And it was very nice that when they saw that we were also twins, very big eyes. Right. It is possible to play 8 hands on one piano. Tito, boh. E tu qua sopra. Tempo. Which tempo? Tempo.
Secret that twins are a little bit different. So one of the twins is more active and extrovert. And another is more quiet. But in music, we think they changed the rules, and Francesco more passionate, emotional in music. Vincenzo is has another character. He's always... He has a lot of ideas. Yes, a lot of interesting ideas. A lot of things to say. But they are similar in... In the... way to think. In behavior. Very similar. It's natural because they are twins. Buonasera editore, sono il maestro De Stefano. Va bene direttore. Salve, salve assessore, come va? Ecco sì, no, le rubo solo 5 minuti. All their life is music. And sometimes we think that their life is one big competition. Because yeah. They always want to be winners. Yes. Beh, il pregio di essere calabresi è quello di avere una grande... di essere molto accoglienti e anche di essere testardi, cioè quando vogliamo tenere una cosa facciamo di tutto e la teniamo sempre alla fine. Volevo proporle nel 2007 la stessa cosa che ho fatto nel 2007 però a Miami Beach, volevo trapiantare la Reggio Calabria. C'è il concerto For Players on the Beach. Si tratta di un concerto per due pianoforti dove si suona otto mani con un attuto pianistico. Gemelli e gemelli, diciamo, tra l'altro. It was the idea of voice to organize this concert. And of course, we agree with them because it's very wonderful. It's the first time it's of playing it. It's the first time. Very interesting experience. Direttore, sono di Roma De Stefano. Ho capito. Mi scusi, non volevo solo... Va bene, direttore. Arrivederci. Abbiamo portato due re. In modo da augurarci una sempre più brillante e longeva carriera che ci porti a vedere tutto il mondo. What's the name of Vulcano? Vulcano. Just Vulcano, okay.
to believe me. No way. Cosa pensate mentre suonate in concerto? Al nostro amico compositore. Cosa distingue il vostro strumento da altri e perché l'avete scelto? Lo strumento per l'eccellenza. Come vi vedete tra 5 anni? Sereni e felici come lo siamo adesso. Come vedete l'Italia tra 5 anni? Forse con tanti duo pianistici. C'è un privilegio nell'essere musicista. Io credo di sì. Immaginando di non poter suonare, che mestiere fareste? Politico. Forse anch'io. Cosa fate se sbagliate durante un concerto? Continuiamo con disinvoltura e con ironia. Cosa credete che piaccia di voi alle persone? Il fatto che siamo fratelli. E cosa invece le mette in difficoltà? Il fatto che siamo fratelli. Quali doti deve avere un bravo musicista? Deve essere sensibile, paziente e molto molto umile. Se foste una città, che città sareste? Vienna nell'Ottocento. Roma. Se foste un piatto, che piatto sareste? Una stroncatura calabrese. Se foste 2 grandi della storia della musica, chi vorreste essere? 2 gemelli di Franz Liszt.